Ti svegli nel tuo appartamento nell'anno 2032, ok? Buongiorno Morgan, oggi è lunedì 15 marzo 2032. Ehi, Morgan, svegliati, è già tardi. Ho mandato l'elicottero a prendere. Si tratta solo di qualche... Ricordati di indossare la tuta. A presto. Ascolta, io... È bello che... sia qui a bordo. Faremo la differenza, Morgan. Come i vecchi... Posso usare un sacco di roba, che figata il fatto che posso raccogliere le robe. Trasporto, cerca. Bollette? No, le bollette non le prendiamo. No! Spesso contengono informazioni utili. Complimenti e buon lavoro. Fanno con la X mi sposto. Consegna e pronti. Tenendo X per raccogliere più oggetti. C'è altra roba. C'è anche una console. Servono qualcosa sti libri? Mi sa di no. Elicottero. Lato. Buongiorno, signor Yu. Ho sentito che c'è un elicottero sul tetto. Deve essere per lei. Questi aggeggi sono complessi, sa? Premi A, premi B. Ok. Tetto. Signor Yu, si metta comodo, partiamo subito. Il complesso della Transtar non è lontano. Temperatura di 25 gradi e cielo terso.
qui si ha una bella vista sulla baia. Siamo arrivati, signor Yu. Attenzione al vetro quando scende. Buona fortuna. Salve, Yu. Sono un operatore scientifico di classe Sibley 495. Spesso la nostra ricerca richiede concentrazione e orari prolungati. Dopo il test, buongiorno, posso somministrare uno stimolante. Ha un appuntamento alle 9 presso il reparto test. Confermare, prego. Morgan, finalmente. Ciao, caro. Ehi, non stai male con l'uniforme Transtar. E l'occhio? Arrossato? I test sembreranno un po' insoliti, ma è una tradizione della famiglia Yu. Noi non amiamo le convenzioni. Iniziate i test. Comportati con naturalezza. Non farci caso. Il dottor Bellamy ti mostrerà la procedura. Sei in buone mani. Presto saremo in orbita. Promesso. Signor Yu, suo fratello è atteso nella stanza. Bene. Ascolta. Rilassati. Ci vediamo dopo. Ok. Buongiorno, Morgan. Buongiorno. Sono il dottor Bellamy. Oggi faremo alcuni semplici test. Forse non è il genere di test che si aspetterebbe, ma le assicuro che andrà alla grande. Tutto bene? Ottimo. Iniziamo. Per il primo test vorrei che rimuovesse il più velocemente possibile i cubi dal cerchio rosso. Faccia quello che si sente, ok? Magnifico. Quando vuole prema il pulsante rosso. Magnifico! Sta andando alla grande. Ora passiamo alla stanza B. Ok, Morgan, mi ascolti bene. Faccia del suo meglio per nascondersi nella stanza. Si prenda tempo, si rilassi. Ci rifletta. No, scherzo. Ha solo 9 secondi. Quando vuole prema il pulsante rosso. Io... Qualche picco sinaptico? Niente? No? D'accordo. Mi scusi, procediamo pure, Morgan. Passiamo alla stanza C. Sta andando benissimo. D'accordo. Eccoci qui. Per questo test dovrà premere il pulsante blu in fondo alla stanza molto velocemente e nel modo
più spontaneo e intuitivo possibile. Senza pensarci, lo faccia e basta. Prema il pulsante rosso quando vuole. Scusate, qualcuno può spiegarmi che cosa succede? Simmons? Ho installato quello che mi ha dato Tina. Hai verificato? Il microfono è acceso. Mi perdoni, Morgan, ma abbiamo qualche problema con l'equipaggiamento. Non è colpa sua. Sta andando benone. Ancora una stanza. Passiamo alla D. Qualcuno può portarmi un caffè? Lo apprezzerei molto. Grazie. Ok, Morgan. Si sieda al tavolo, per favore. Bel lavoro. Guardi lo schermo che ha di fronte. Ora le mostrerò una serie di domande. Scelga la risposta che ritiene abbia più senso. Quando vuole, prema avvia. Stai pianificando una vacanza, ti reghi in un luogo familiare che sai già che ti piacerà. O provi qualcosa quando di nuovo, vuole Morgan nuovo. Bene, vedo che ha capito subito. Continui. Hai ricevuto un'ondata morte per adozione, come ti fa sentire? Oh, domande pesa. Un treno fuori controllo sopra oggi le 5 persone cade binari. Bene, avanti. Quasi finito. Sono colpito. Ben fatto, ben fatto. Ci siamo quasi. Per il prossimo test le mostrerò un'immagine. Voglio che la osservi attentamente. Tra un attimo le chiederò che cosa... Ah, è il mio caffè. È vuota. Sicurezza! Alex. Simmons, che succede? Abbiamo un problema. E Morgan? È vivo, sedato. Ripulite tutto. Sto arrivando. Ricevuto. Buongiorno, Morgan. Oggi è lunedì 15 marzo 2032. What the fuck, di nuovo? Ciao Morgan, finalmente parliamo. Il mio nome in codice è January. Non stai sognando. Quello che è successo ieri è reale. Se vuoi sapere che cosa sta succedendo, prima dovrai uscire dal tuo appartamento. Non sei al sicuro.
Sei nel laboratorio di simulazione. Raggiungi l'uscita. Mi terrò in contatto. What the fuck? Che era quella cosa? Consegnare, ok. Non ho capito dove minchia devo andare. Dotato di doppio impugnatore SS, tra i tizi più arrivano tieni Talos 1. Ti anche un studente democratico, uso per bandire la chiave, tieni premuto RT per caricare la gente che è rimasto i danni. Consumano vigore.
necroplasia. Capito che minchia devo fare. No! Toglietemelo! No! Oh porca droga. Sono sfuggiti al contenimento, nessuno è riuscito a impedire ai Mimic di moltiplicarsi. Ti aiuterò a restare in vita. Non manca molto. Permetti di ottenere più di 20 armi, va bene. Una strategia diversa per superare le sfide nemici, potete passare la porta, recuperare la chiave magnetica trovando una via alternativa. Richiede hacking 1. Come si fa a fare l'hacking? Come si impara l'hacking? Oh, che bello, lì c'è un mostro ciattolo grosso grosso. Fantasmus, prosegui. Ma è facile per te. Porca di quella trota. Prosegui. Prosegui tu.
missione 1. Quindi non lo posso riparare. Oh, adesso si ragiona. Cannone Glo. Gel lipobloccante di ostruzione organica della Transtar neutralizza e o immobilizza i bersagli senza danneggiarli. Il Glo può essere usato anche per spegnere incendi e interrompere temporaneamente gli archi elettrici. Quando il gel si indurisce può essere sfruttato come superficie di passaggio. Premi RT per sparare, tieni premuto RT per sparare a getto continuo. Ok. Ok, così cambio easy peasy. Posso rompere il gel. Ok. Ah, giusto, c'è il vigore. Devo aspettare che si rigeneri. Che minchia ci va quello là sopra? Sposta nella teca. Solitamente è finta, ma l'ho sostituita con una vera per te. Le neuromod sono fondamentali. Non sopravvivrai se non le usi per installare nuove abilità. Ho aggiornato il tuo transcribe con l'elenco che avevi richiesto. Dai un'occhiata. Un colpo, porco schifo. Qual è il codice di sicurezza? Fanculo. Attenzione, segni vitali critici. Aspetta, dove, com'è che... avevo un kit. La mela che fa? Ripristina 5 punti salute. Kit medico, usa. Mangia. Questo che fa? Ripristina cura la paura. Kit di riparazione. Pezzi di ricambio. Un foglio di carta. Una scatola di proiettili. Ok. Allora, qui non posso passare. C'è l'indicatore che dice che devo andare lì. Ok, andiamo qui. Ruota dei preferiti. La ruota dei preferiti permette di selezionare e equipaggiare armi ed eventuali poteri psichici. Tieni premuto Y per aprire la ruota dei preferiti e usa per selezionare un'arma. Rilascia per equipaggiarla. Ah, ok, così. Ok. Non
Neuromod. Invenzione che ti permette di apprendere nuove abilità. Premi per aprire e accedere alla sezione Neuromod. Scienza, ingegneria e sicurezza. Aumenta del 150% l'efficienza dei kit. Permette di violare. Sì. Cazzo. Siamo seri. Improvvisare è sempre stato il tuo forte. Altrimenti saresti già morto. Ora vediamo di raggiungere la lobby principale. Cioè questo ogni volta che si potenzia si conficca sti cosi nell'occhio. Va bene. Allora, quindi questo qua adesso lo posso hackerare. Hacking. L'abilità hacking ti permette di violare sistemi di sicurezza che proteggono tastierini numerici, computer e stazioni di sicurezza. A livello di abilità private puoi penetrare nei sistemi di torrette e operatori. Per manomettere il sistema USA per postarti nel flusso dati fino a raggiungere il bersaglio. Che cagata è? Hai trovato, usalo per potenziare le tue armi. Nessuna password trovata. Questo mi dà tanta gioia. Proprio tanta gioia. Potrei potenziarlo, ma no. Aspettiamo. C'è nessuno? State buoni. Bene. Bevendo. Ah, di uno mi aumenta la vita, wow. Fa bene proprio l'acqua. Quindi qua c'è la password. I colori del proiettore sono ancora sbagliati. Oh cazzo. Così che però spuntano all'improvviso e mi fanno caga sotto, porca troia. State buoni. Non so cosa mi servono, ma li prendo. Ma tipo non c'è una leggenda che mi dice guarda devi andare lì. Una mappa. Obiettivi. Cerca il corpo, raggiungi la lobby principale. Lì stanno i fiori che non so che cazzo servono. Ok, qua non ci vado. Che so se qua sfontanella. Wow, che botta di vita. Odio sti cosi.
che bel bevi. Bello. È verde. Bevi. Ah, mi aumenta piano piano la vita. Che cosa bella. Perché c'era il tè, Massimo? Scusi, era il tè quello. Secondo me non è tè. Sarà pisciato. Perché questo è più grosso? Vabbè. Oh. Non lo posso spostare. Sollevamento 1, 2, 2. Qua si va alla lobby. Non andiamo ancora nella lobby perché ho sbloccato l'hacking. Quindi andiamo a vedere se posso. Ah no, qua. State buoni, eh. Ma qua mi serve ripara. No, mi serve la riparazione. Questi non funzionano. Ok, usciamo. Posso salire però, giusto? Guarda che bello. Udon. Ti faccio male se cado? No. Cinque punti salute. Mangia. Fanno bene. Usciamo. E dai. Premia. C'è il caricamento del caricamento. Wow. No. Ce l'hai fatta. Pronto per scoprire il mondo reale? No. Ma che bel posticino. Abilita lo spuno. Lo primo. Non penso sia un buon. Attento. Devi raggiungere il tuo ufficio. Ho aggiornato la tua mappa. C'è un video che devi vedere. So che hai parecchie domande. Inquieta tantissimo. Accesso generale, nessuna chiave corrispondente.
e non lo posso hackerare. Che minchia ce l'ho a fare l'hacking se non lo posso hackerare? Devo andare sopra. Attenzione, la direzione ha dichiarato lo stato di allerta. Tutto il personale deve raggiungere i punti di raduno e attendere ulteriori istruzioni. Ma così non si fa però, Vedo via un colpo. Sto coso. Scansione bersaglio, materiale alieno non rilevato. Rilevato. Oh, torretta di amo. Ok, c'ho la chiave per il centro trauma. Ho preso un medikit. Hai costo vendresti fiori? Sì, tulipano imperiale. Non so che minchia mi serviranno, ma se li posso raccogliere mi serviranno. No, per adesso niente ascensore. Cristo, scorie tossiche. Serviranno le scorie tossiche. Non te ne prende paura. Circuito bruciato. Pezzi di ricambio. Mi sa che è quasi un inventario pieno. Chips di pomodoro essiccato. Scansione bersaglio, materiale Typhoon non rilevato. Ok, devo salire. Torretta, ti adoro.
Buongiorno, Talos. Si ricorda che durante la permanenza su Talos tutto il personale deve sottoporsi a visite mediche mensili. Il dottor De Vries garantisce tempi rapidi e procedure indolori. Dove minchia sta che non lo vedo? Riparazione. Ok, solo la prima volta fa tutta la manfrina. 2030. Quello giusto, davvero? Sì. Scansione bersaglio, materiale Typhoon non rilevato. Non me la posso portare appresso, però. Cosa che già trasporta. Sorry ancora. Riproviamoci.
si liberano. Serve un cazzo sto schema di merda. Ciao Peppe. E allora col cazzo che ci ritorno. Però ci devo andare per forza. No. Pareva nessuna chiave. Posso provare le scale di là. Scansione bersaglio materiale Titan. Vieni da papà, via torretta. Basta che faccio X. Inviato registro di errore. Torretta Eradicator. Ok, mo cammino con questo, va. Di tempo, non è un istante. Controllo aggiornamenti server offline. Trauma center, perfetto, sulla chiave. Scansione bersaglio materiale Typhoon non rilevato. Forti sti cosi. Cioè prima mi mettono i mammuzzilli che si sciottano con un paio di colpi e poi mettono sti cosi. No, ma che granata, non tengo niente. C'ho solo sto coso che è inutile. C'ho il fucile a pompa, cioè le cartucce, ma non c'ho
La banana ce la mangiamo, no? Guarda, c'è una pistola. Scansione bersaglio, materiale alieno non rilevato. Ufficio di Morgan. Ah, ok, ce l'ho già. Non me la devo ricordare. È stata la tua casa negli ultimi 3 anni. Il video dovrebbe essere sul tuo computer. Un pezzo di usato. Oggetti riassemblati usano per creare numerosi oggetti utili a bordo di Talos Primo. Ogni oggetto assemblato consuma una combinazione di materiali organici, minerali sintetici ed esotici. Fa solo la chiave inglese. Thank you.
Interagge chiunque manifesti sintomi di disturbo del sonno, stress cronico o ansia a fissare un appuntamento presso il centro. Ciao Morgan, giornataccia, eh? Se parlo a me stesso deve esserlo. La tua memoria è piena di vuoti, lo so. Purtroppo è permanente. La prima cosa da sapere è che puoi fidarti di Jean-Marie. È un operatore, una sorta di backup di te e me. Sa tutto quello che hai dimenticato. Testiamo una neuromod basata sugli organismi Typhoon. Mappiamo le loro sequenze neurali sulle nostre. Il problema è che, rimuovendo una neuromod, si azzera la memoria. Torna al momento dell'installazione. Per questo non ricordi. Dovrebbe esserci un procedimento per recuperare tra un test e l'altro. Ma si potrebbe saltare quel passaggio, trasformare un singolo giorno in tutta una vita. Beh, è quello che ha fatto Alex. La domanda è: perché? Non ti piacerà quello che dirò. Pensavo di aver trovato tutti quei dannati video. Mi dispiace, ma non posso lasciartelo vedere. Non finché non avrò avuto modo di spiegarti di persona. Per il momento, merda. Devo andare. Non muoverti da lì. Ti prego. Ok, quindi ho perso la memoria. Mi dispiace, Morgan. Alex ci ha tagliati fuori dai server riflesso. Dovremmo improvvisare. Consiglio di cercare nell'officina del dottor Calvino, nei laboratori hardware. Ha inventato lui la tecnologia riflesso. Lì potresti trovare il modo di ripristinare il collegamento ai server. Nel frattempo cercherò un altro modo per aiutarti. Buona fortuna. Fai il bravo. Tu sei scemo. Scansione bersaglio materiale non rilevato. Thank you.
sensore di prossimità. Contaminante Typhoon rilevato. Bersaglio perso. Ok, fin quando ci sono quelli piccolini è tutto a posto. Il problema sono quelli grossi. Qui ci sono stato. Quelli sembravano avere un tipo di scudo che gli impediva di farsi. Perché erano tipo infuocati. Nessuna chiave. Erano tipo di fuoco, quindi la schiuma non attaccava. Sì, penso con qualche roba. Sono i potenziamenti, quindi sì. È solo che li devo trovare. Scansione bersaglio, materiale Typhoon non rilevato. Potrebbe essere un'idea, sì. Nessuna chiave d'accesso. L'ascensore lo posso usare. Questa è la sala del... No. Qui già ci sono stato. Qui non ci posso andare. E qui mi porta sopra. Bagni. Fattoci che ci sia questa roba qua. Non è che mi piaccia tanto. Medikit, lo prendiamo. Dovrei leggerli sti cosi. Se era chiusa ci sarà un perché. Perché la sto aprendo? C'è un altro cannone. Perché lo sto prendo? C'è una chiave inglese. Quindi adesso ne ho due. Che minchia me ne faccio di due? Qui posso potenziarlo. Se lo potenzio che succede? Velocità di ricarica. Ah, ma solo uno. Penso sia tanto buono utilizzarlo. Ah.
Non è che ho trovato la chiave qua. No. Buccia di limone. Buccia di limone. Bastoncini di pesce del capitano. Attenzione. Oh capitano, mio capitano. E qua devo per forza andare sopra. Combattimento base, sfrutta l'ambiente a tuo vantaggio mentre combatti, lo scontro diretto non è sempre necessario, approfitta di percorsi alternativi per superare nemici senza farti notare, per coglierti di sorpresa. Richiesta regolazione attitudinale. Scansione bersaglio materiale Titan. Da daffanculo. Ma dai. Ma trollato. Buongiorno Talos, tutto il personale è tenuto a presentarsi alla rispettiva postazione. In caso di assenza, informare il proprio supervisore. Potenza nominale a tutti. Inventario pieno. Allora. Controllo aggiornamenti server offline. Liberarmi di un po' di roba però.
È molto carino per adesso, mi sta piacendo. Tranne che mi sta facendo venire un po'. Mi sta facendo venire un po' di cagotto. Ma adesso c'ho la pistolina, dai. Oddio, se piglio il pompa, ancora meglio. E dai, forza. Ok. Non posso mirare. È stato un trasformato combattimento attacchi forti. Un circuito scollegato ha trovato nuove istruzioni. Perché cosa si muovono? Attenzione, integrità tutta danneggiata. Porca troia. Richiede smantellamento. Non ci sono le torrette qui. Bang Candy. No, è proprio bello, sì. È proprio bello, però. Però mi sto facendo spruzzare nella Uganda. Non in senso positivo. Che mica mai faccio della chiave inglese se già ne ho una? O si deteriora la chiave inglese? Danni 10-20, non modificato. Già sono pieno di roba. Devo smettere di raccogliere roba random. Però se poi... Esamina, ma non posso tipo muoverlo. No. Là c'è un tizio che vola. Frammento di asteroide. Ho
corrotto, è quello il corrotto. Pistolina, sei stata proprio inutile. Potenza di fuoco 8, 9 capacità, portata precisione. Porca troia. Mi serve un cazzo perché non posso fare niente. Non è proprio inutile. Chiuso, apri, cioè, sei fantastico. Io già c'ho l'ansia. È chiuso. Potresti cercare la chiave magnetica, ma probabilmente ci sono altre vie d'accesso. E tu sei sempre stato bravo a improvvisare.
Sono curioso di vedere cosa farai. Credo di saperlo, ma vedremo. Non lo so, per il team qui. Non lo posso spegnere sto altoparlante. Mica l'ho spento. Ops, ho fatto cadere. Ansia. Ombriachello. Non voglio scendere perché se poi scendo non so più salire. C'è un'altra torretta qui. Torretta Eradicator, versione 0.7.6 online. Scansione bersaglio, materiale alieno non rilevato. Aspetta, prima li apriamo, qui qua torretta. Gli da papà tuo. Errore, richiesta regolazione. Della stazione nasce qui. Equipaggiamento da laboratorio, componenti speciali, prototipi. Dovremmo riuscire a riparare il tuo terminale riflesso nell'officina del dottor Calvino. Blini russi, cartucce. Che sono una confezione realizzata in Russia e la cucina di pizza 5 salute. È
molto bello. Poi tra l'altro ci sono anche un bel po' di jumpscare. Vabbè che cioè io mi metto con l'ombre della mia. Perché sta scrivendo su YouTube. Di merda, ma seccato. Molta tecnologia della stazione nasce qui. Equipaggiamento da laboratorio, componenti speciali, prototipi. Dovremmo riuscire a riparare il tuo terminale riflesso nell'officina del dottor Calvino. Scorrigido. Quello era un nemico. Allora, qua usiamo sto coso. Chiave magnetica. Potrai trovarlo, o ciò che ne resta, con il registro di sicurezza. Roll di no, no, laboratorio balistico, bombola, granata riciclante. La granata riciclante la voglio. Quando esplode la di stravolge la struttura molecolare dei oggetti vicinanti da solo in materiale riciclabile. Non è a prova di danno. Ok. Ok.
Sì. Ci sono questi neuromod. Prendendo questi neuromod, cioè i tre alberi principali: scienza, ingegneria e sicurezza. E pian piano vai a sbloccare gli altri. Cassaforte. Apriamola. Materiale esotico, materiale sintetico, materiale minerale. Ci servirà? Probabilmente sì. Allora, quelli stanno lì, non li disturbiamo. Tutto rigido. Camelor rilascia granata riciclante. Appunto. Questo è il piedino di quella. Legnoto. Ok, qui c'è una lavagna, che serve materiale, prendiamolo, prendiamo pure tutta la roba che sta qua dentro a sto punto. Pannello di controllo, tutorial. Molti oggetti possono essere liberati con abilità, premere, ok. Per questo c'è bisogno di liberarlo, no? Perché ogni tanto sono ste botte mi fanno venire la tachicardia? Questo qua non l'ho pagato, il gioco è tra virgolette gratis, è compreso nel pass, nel Xbox Game Pass, quindi diciamo che è tra virgolette gratis, basta che paghi il pass. Però comunque non è recentissimo questo gioco, è uscito da un po'.
206. Attivo. Sto facendo una cagata? Probabilmente. Sì. Impulsi elettromagnetici. Fare, non sto capendo. Obiettivi. Uso la stazione di SEC per scoprire. Cerca la gamma dell'officina del dottor Calcedi, laboratorio hardware. Facoltativo sulla stazione di sicurezza per scoprire la stazione del dottor Calcedi.
Ah, ne posso tenere uno per volta, però. Ma vabbè, sblocchiamolo. Si muove. Che ansia. Sto coso. Seccato la torretta. Inviato registro di errore. Non ci manco più munizioni. Ciao Tomito. Chiave inglese. Allora, kit riparazione tuta. Salute. Questo. Mangia. Come stai?
qua, figlio della merda. E vaffanculo, ce ne sta un'altra. Vieni qua, figlio della merda. Grazie, Domitino. Mi ha tolto un po' di ansia in questo momento di pura gioia. Mette in ansia sto gioco esagerato. Che roba è così? Perché stanno sti rumori, porca trota? Codice 1506. Mi ho sbagliato, vaffan bagno. 15. È proprio bello. Io quando è uscito l'ho snobbato. Adesso l'hanno dato gratis, tra virgolette, col pass. E lo sto provando ed è proprio bello. Anche se non è fatto per la gente come me che si caga sotto. Patatine. Questo è da riparare. Riparazione 2. Prendi. Punto. Ok, mi ha dato la password. Questo non lo posso utilizzare. Questo qua che è sta roba? Ciao, mi chiamo Mr. Glow McGlow. Frammento di asteroide. Sigaro, banana solare. Hai vinto. Nuovo codice. Ok. Ti piacciono le luci? Va bene. Allora, qui c'era il mostriciattolo e l'abbiamo killato, sperando non ce ne siano altri. Dimmi che sei morto per davvero. Bentornato, Matte. Pieno, che posso buttare? I fiori? In chi me ne faccio di fiori? Ciao fiori. Si scoprì che i fiori servivano più avanti. I foglietti, via. Un'altra pistola. 8 fuoco, 8 fuoco, 8. Via pistola. Dove sta il corpo di questo? Oddio. Oh,
punto di parazione. Non cadere giù, ti prego, non cadere giù. Ma pezzi di carta, va bene. Hanno sfondato questa parte del laboratorio. Vuoto, assenza di gravità. Potresti raggiungerla usando un portello esterno nell'officina meccanica. Ma prima dovrai dotare la tua tuta di un sistema di propulsione. Certo, mica deve essere così easy peasy lemon squeezy. Progetto per il kit medico, ottimo, così mi faccio i kit medici, mi piace, non ci sa niente. Operatore medico, richiedi operatore. Richiesta di nuovo operatore. Cazzo. Operatore medico Transfer classe Pyramid 490, pronto all'uso. Allontanarsi, prego. Diagnosi, nessun trauma o malattia rilevati. Temo di non poter fare nulla per lei. O forse le interessano degli aneddoti medici. O una battuta. Ops. Ok, qui però posso andare a parte. Non funziona il proiettile. Faccio dello schifo. Eh sì, è per questo che ho tutta sta roba, vedi? Ho il materiale organico, materiale sintetico, materiale esotico. Serve tutta roba per assemblare. Tra l'altro, quando raccolgo le cianfrusaglie, tipo fiore, ti dice pure la resa materiale. Qui ti dà del materiale, quello penso sia organico. Sì, è organico. Sono pieno perché raccolgo ogni pezzo. Porca trota che mi si para davanti. Qua figlio della merda, guarda questo. Si trasformano. Sti mimic di merda. Prendono le sembianze degli oggetti. Quando tu ti avvicini, pam, ti attaccano. Eccoli là, fanculo. Porca troia, sono stupido. Se si vuole capire come funziona qualcosa, bisogna smontarlo. Aspetta, torniamo indietro che là stava il dottore qua. Ho craftato il dottore. Salve, è bello rivederla, Yu. Diagnosi, escoriazioni, abrasioni, stanchezza. Ma è pericolo di vita. Non ci vorrà molto. Ecco fatto. Starà meglio. Non dimentichi di compilare il questionario. La sua opinione è preziosa. Ma ha curato di botto tutto, ma ha curato. Che figata. Grande robottino. Io pensavo mi curasse poco. Invece no, ma rifullato. Istruzioni. Ok. Qui la situation non mi piace. Allora, lì ce ne sta uno. Probabilmente non ci starà soltanto lui. Paralleli volitivi e sincronizzati. Io
Capisco. Quello è un operatore, però è stato preso dal da sto coso, da sto schifo. Ok. Ci sono torrette. Avvio dell'autodiagnosi. Fai danneggiati. Elenco. Serie. Servizio. Termo. Ce ne sta un altro. Ce ne sono due. Allora, sì. Avvio dell'autodiagnosi. Elenco. Protocolli di manutenzione. Se sono bravo. File non trovato. Riferimento eliminato. Intervento di riparazione. Vi assegnato. Sollevato, ha trovato 9. Problema individuato. Circuito scollegato. Circuito scollegato, ha trovato 9. Ho fatto una cagata. Non si può, un circuito scollegato ha trovato l'uomo. Un altro che vive. Cazzo. Dove è andato lo schifo? Richiesta di nuovo operatore. Operatore tecnico Transtar di classe Cobalt 410, pronto all'uso. Allontanarsi, prego. Ispezione, la sua tuta ha delle lacerazioni. La riparo io. Riparazione completata. Questo ripara le robe, quindi. Operatore in movimento. Però devo stare attento perché se ci sono altri schifi. Riparazione 2. 2, vero? Sì. Ogni portello ha una chiusura manuale che dovrai disattivare per uscire nello spazio. Progettata come misura di sicurezza, diventa irrilevante se il nemico è già dentro la stazione. Se decidi di uscire là fuori, non allontanarti troppo. I Typhoon potrebbero essersi diffusi all'esterno. E ricorda, gli altri portelli che troverai andranno prima aperti dall'interno. Un'ultima cosa. La tua tuta non ha un sistema di propulsione. Te ne servirà uno per muoverti. Pure.
Cioè, quindi l'operatore in poche parole serve un cazzo a parte ripararmi la tuta. Che è sto coso? Mi sto spostando. Codice 2049. La velocità di carico del cannone sono lentissimi. Qui ci sono le bombole. C'è qua. Mi dà attenzione. Perché mi dà attenzione? Ah, lì c'è attenzione. Ah, questa è una zona radioattiva, ok. I neuromod grandi. Adesso che ci abbiamo in Euromod, ne ho 3. Ingegneria. Ne servono 4 per avere riparazione 2. Non va bene. Smantellamento, potenziamento tuta, esperto in materiali. Aumenta la salute. Aspettativa di vita aumentata di 25 anni addirittura. Qui cosa abbiamo? Aumenta del 300% l'efficacia dei medikit, raddoppia la durata dei bonus. Aumenta del 120% dei danni delle armi di sicurezza e delle proprietà di critico. Oh, ottimo. Permette l'uso del kit per migliorare le armi di sicurezza oltre il livello 1. Ne servono 4, quindi me ne serve un altro. Per forza. Per qui non è che c'era tanta roba però, eh. Un po' triste. Va bene. Ah, qua serve addirittura il terzo. Livello 3. Sì, devi per forza tornare indietro. Assemblatore. Allora,
proiettili, dardi, lanciatore predatore. Lanciadardi predatore. Il lanciadardi predatore spara dardi di schiuma plastica che non infliggono danni. Può essere usato per importunare i colleghi, per scattare la rappa a distanza e stare a interagire con schermi. Che minchia mi serve quindi? Ma sono tipo dardi giocattoli. Proiettili. Adesso va meglio, vedi? Ho già più roba interessante adesso. Siamo liberati di tutta quella merda inutile. Quante bombe lo c'ho? C'ho 329. 5 medikit, quindi non li faccio. Cos'è questo? Ah, ok, questo mi serve per ripristinare la salute. Ho 90 proiettili per pistola, penso bastino. Ah, vaffanculo, qua stavano i dardi, che li ho creati a fare? Quindi tutto il ciarpame non mi serve, cioè serve soltanto... Abbiamo qui progetto, sistema dei propulsori. Caricano pure. Sta roba è proprio ottima.
Non mi consuma nemmeno spazio i propulsori, o sbaglio? No, perché è tipo come se fosse un upgrade della tuta. Vai a bere, dimmi quando torni che mi vedo ancora un po' in giro. Ispezione, l'integrità della sua tuta è nella norma. Mi sto spostando. Grande. Ok, adesso posso potenziare. Riparazione 2. Questa è riparazione 3. C'era però una torretta da queste parti.
Io ancora no. Adesso sì. Che è sta roba? Ah, la tuta è il sistema di propulsione studiato per esplorazione dello spazio. Per attivare la propulsione L per aumentare la velocità premi per decelerare. Thank you.
e bei respiri. C'è un operatore qua. Torniamo dentro. I caricamenti sono un pochettino lunghini. Anche perché dopo questo ci sta un altro caricamento. Che è questo. Salve, è bello rivederla, Yu. Io ero uscito spettro. Ah, è sopra. Adesso questo non ci dà più problemi. Vieni qui
torretta. Schieramento. Scansione bersaglio. Materiale Typhoon non rilevato. Controllo diagnostico. Completo identificazione. Nominale potenza. Gestione inclinazione errore. Contattare l'ingegneria. Vaffanculo, le patatine fritte. Potenza e riparazione che mi serve. Riavvio sensore di prossimità. Salve, forse posso aiutarla. Schioppato? Sì. Ah, qua ci stava. Vedi, non c'era bisogno che me la craftavo. Già c'era. E vabbè. Non ci interessa. Assistente cinetico. Rigenera il vigore più rapidamente.
attimo. Serve per creare la roba. Ok. Ah, questa roba qua. La balestra la prendo soltanto per riciclarla. Ciarpame. Questa cos'è? Beh, sono uguali. Che figata sti cosi. Proprio fighi. Peccato che non ci puoi buttare qualsiasi cosa dentro, tipo le sedie, le tazze, tutti gli oggetti che puoi sollevare. Non è collegato alla corrente. Sono di nuovo connessi. Appena puoi, torna nel tuo ufficio. È importante che tu senta il resto del messaggio. Ci vediamo lì. Quindi funziona? Il campo di luce genera troppo calore. Dov'è il fotometro? Quello portatile? L'hai preso tu? No. Ieri ne avevamo due, oggi non ne trovo nessuno. Ne abbiamo sempre avuto uno. Sciocchezze. Forse si confonde.
ne vai? Ah, pensavo avessimo finito. Ma allora... allora spegnilo. Mi sembra arrabbiato con me. No, io... in effetti sì, si è fatto tardi. Ora va... vai a dormire. E lei che fa? Che faccio io? No, non preoccuparti per me, finisco io. D'accordo, a più tardi forse. Sì, forse. Cosa? Dici sempre forse. Ha funzionato forse. Ci vediamo dopo forse. Sei uno scienziato forse. Non esiste. Certezze. Oppure tacere. È tutto. Buonanotte, dottor Calvino. Che rompiscatole. C'è lo schifo. Ok, queste non ci interessavano, era inutile, non mi ha dato niente di buono. Andiamocene. Scansione bersaglio, materiale Taiwan. Siamo. Io amo la torretta. Male. Sia il direttore del laboratorio. Sospetto che ti disprezzasse. Peccato. S, se dimentichi il codice S, X. Oddio, questo è della tavola periodica. Devo vedere il peso atomico, il numero atomico. S, allora vediamo. Google tavola periodica
Allora, Xe 54. Xe è S, dove sta S? Che cacchio è S? Oddio, non lo trovo S. No, è S 99. Quindi 99-54 dovrebbe essere. 99-54. GG. Progetto di assemblaggio antiradiazioni. Figo sta cosa. Ne ho 5. Vediamo cosa posso fare. Posso aumentare l'hacking. Qui me ne servono 8. Sollevamento 2. Oppure mi servirebbe. Questo pure è interessante. Molto interessante. Stare tranquillo, giusto perché lì c'è la torretta. Lì c'è un'altra torretta, quindi pure qua dovrebbe essere safe. Materiale alieno non rilevato. Beh, non tanto senso perché... Lì c'è la torretta.
questo, trasmettitore null wave. Trasmettitore emette un affico segnale che inibiscono le build up di chi viene colpito per un bel periodo di tempo. Ok. Mi interessa questo. Non lo posso prendere. Lo spazio dobbiamo trovarlo. Allora, dovrei avere abbastanza spazio adesso. No, perché richiede 1, 2, 3, richiede 4 slot e io ne ho 3. Che bel giocattolino. Il raggio Q genera un fascio concentrato di particelle instabili causando l'esplosione del bersaglio. Simpatico. Non ci posso passare. Nemmeno per ora. Bersaglio, materiale alieno non rilevato.
pomodoro al prosciutto. Qui c'è roba. Sono le 2:18. Bene. Insomma, mica tanto presto. Dai. Penso che adesso sto con Kiva. Però mi sta piacendo, quindi penso proprio che lo continuerò. Spero solo che più avanti non faccia più paura di come già sta facendo. Non che faccia paurissima, però... Sono sotto? Ma io qua già l'avevo ammazzati dei tizi. Questa cosa torretta. Versione 0.7.6 online. Minaccia.
ho già finito i proiettili. Ho già finito i proiettili, erano 90. Ne ho 7. Com'è possibile? Buongiorno, Salo. Si ricorda che durante la permanenza su Talos tutto il personale deve sottoporsi a visite mediche mensili. Il dottor De Vries garantisce tempi rapidi e procedure indolori. E meno male che l'ho usata tra virgolette con parsimonia. Andiamo subito a creare i proiettili. Facciamoci prima un'antiradiazione. Proiettili. Ti piacerà quello che dirò. Devi distruggere Talos One. La ricerca, i Typhoon. Non deve restare nulla. Compreso te. So che sembra folle, ma sai cosa possono fare quelle creature. Ora fanno parte di te. Se una cellula arriva sulla Terra, sarà la fine. Mi spiace, non c'è un altro modo. Sarà Genuary a guidarti nella procedura di autodistruzione. Alex proverà a fermarti. Non accetta il fallimento. Troppo orgoglioso per tornare da mamma e papà da perdente. Quindi tocca a te. Auguri. Non ti è piaciuto, eh? Ciao Morgan, sono January 2035, sono un operatore. Ci sono altri operatori a bordo di Talos One, ma nessuno come me. Morgan! Sono il tuo piano B. Il mio primo incarico era di liberarti dalla simulazione. Il secondo era di assicurarmi che guardassi il video. Sono stati completati. Interessante, sono disponibili nuove direttive. Il protocollo di autodistruzione di Talos One è attivato da due chiavi d'innesco. Tuo fratello ha la prima. Tu avevi la seconda. Alex ha distrutto la tua chiave d'innesco, ma tu hai nascosto i progetti di assemblaggio per crearne un'altra nell'archivio. È lì che dovrai recarti. Fatto questo, penseremo alla chiave di Alex. I Typhoon si diffondono rapidamente, Morgan. È una corsa contro il tempo. E contro tuo fratello. Questa chiave magnetica ti darà accesso all'ascensore principale e a tutti i laboratori. L'ascensore principale è il modo più veloce di raggiungere l'archivio. Prossimo argomento. Mi hai chiesto di fornirti altre Neuromod e l'ho fatto. Buona fortuna, Morgan. Il tuo ufficio è relativamente sicuro. Se hai bisogno di riposare o di usare l'assemblatore, torna qui. Thank you.
quanti ne ho adesso? Ne ho due. Vabbè, non sono molti. Posso solo aumentare, migliora. Considerando le situazioni dei chip aggiuntivi. No, vabbè, per adesso questa cos'è? Intimo solo di focus combattivo per 10 secondi, il tempo rallenta intorno a te, le azioni costano 50% del vigore, i nemici impiegano più tempo individuarti quando ti aggiri furtivamente o strisci. No, per adesso non ci interessano. Dispensatore operatore. Beh, quindi adesso le cose si fanno serie. Devo distruggere questo posto, bene. Via il pane. Ok. Direi che è meglio salvare. E va bene così. Per oggi. Sono le 2:30. Buonanotte, a domani.